competition di discog, pratico questa disciplina da un paio d'anni, in realtà da quando comunque l'abbiamo scoperta, io e Minka, che è la mia zecchina, e non pensavo neanche potesse esistere una roba del genere. La chiamo roba perché per me è veramente una grandissima passione. Infatti il mio scopo è semplicemente di trasmettervi qualcosa. Mentina sta rosicchiando il suo cuscino. Ehi, ehi! Menta ha 3 anni. Giochiamo appunto da circa 2 anni. Menta l'anno scorso si è qualificata per gli europei e per i mondiali in America. Non siamo andati, perché comunque ci sembrava un attimino impegnativo. Però anche il cane piccolo è una bomba di energia. Solitamente siamo abituati a chi magari può aver visto qualche gara, qualche evento o qualcosa in televisione, a vedere magari i cani standard, quindi un attimino più grandi. E il cane piccolo in realtà non ce ne sono molti. Qualche federazione ci sta aiutando mettendo comunque delle divisioni microdog. E quindi Mentina è riuscita a qualificarsi. È meravigliosa. Il Disdog è un gioco, come tale deve rimanere. Il cane non è un mezzo per arrivare a un podio. Il cane non sa il primo, il secondo, il terzo posto. È semplicemente un creare un bellissimo rapporto. Poi il trick, il salto sulla schiena, tutto quello viene dopo. Come diceva Nicola prima, non sto a dirvi tutto, ma il cane necessita di abilità di base, che sono comunque è un modo per giocare in sicurezza. Quindi comunque c'è del lavoro dietro, quindi una motivazione e attenzione che possiamo far crescere. E ovviamente un'educazione di base, quindi un terra, un seduto, un resta, una le, proprio perché qualsiasi cosa vogliamo fare con il nostro cane, che sia anche un salto, essendo indotto, ci vuole una sicurezza. Quindi il cane è fermo, ok, siamo tutti pronti, a lei andiamo. Poi lo vedete. Allora, Mentina ha avuto qualche problemino il mese scorso, era sotto cortisone, quindi magari oggi rimango un pochino più calma, proprio perché la sto indirizzando un attimino, perché comunque così si fa, perché comunque è un cane, vuole giocare, è motivato. Se voi lanciate un disco in cielo, il cane va in cielo, perché non si rende conto. Con questo è l'ultima cosa, poi vi faccio vedere, intanto libero la belva, che ancora non ha abbaiato. Mentina, siamo pronti? L'ultima cosa, il disco che nasce in America, eccola, buongiorno, nasce in America negli anni 70, e gli americani dicono dei cani che fanno disdog che sono cani volanti. Quindi adesso vi faccio vedere qualcosa. Buon divertimento. Ah, un'ultima cosa, solitamente prima delle demo, comunque in gara, facciamo una sorta di warm up, quindi un mini riscaldamento, perché qualsiasi cosa facciamo fare al cane, che sia anche il lancio con la pallina, cerchiamo comunque di riscaldarlo un attimino, perché lei soprattutto, vabbè, è una sportiva, un cane atletico, e quindi è un atleta, e come noi, come diceva anche Nicola, ha bisogno di un riscaldamento. Quindi non ci costa nulla e almeno andiamo comunque a lavorare per bene. Oh, my God.
Minuti il cane, cioè è bene che non la faccia, perché io ho il fiatone, anche io sono stata sotto cortisone, però anche loro fanno abbastanza fatica perché sono tutti comunque salti e scatti, quindi comunque gli allenamenti possono essere bene o male costanti, ma sinceramente sempre ridotti, anche perché è più facile, adesso si diverte così, me li raccatta tutti quali porta, li mette nella sacca e chiude anche la zip. No, ancora no. Dai Nana! È un po' affaticata, è un pochino con un chiletto in più, quindi comunque stiamo sempre attenti in tutto, mi raccomando. Io sono a disposizione, se qualcuno volesse, ovviamente chi prova non può fare questo, si va a step. Però magari vediamo le attitudini del cane, se c'è qualcuno che ha voglia di mettersi in gioco, io sono qui a disposizione, se avete domande sono sempre qui a disposizione. Grazie a tutti.